Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Si tratta di una missione sconfinata, cioè letteralmente senza confini, che supera le forze umane. Gesù infatti dice: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Sembra davvero troppo audace l'incarico che Gesù affida a un piccolo gruppo di uomini semplici e senza grandi capacità intellettuali. Eppure questa sparuta compagnia irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo è invitata a portare il messaggio di amore e di misericordia di Gesù in ogni angolo della terra.